Ieri, 25 giugno, il corpo di Nicolas Del Rio, il corriere scomparso sulla Miata con un carico di preziose borse di Gucci, è stato ritrovato in un pozzo. Ripercorriamo insieme tutte le tappe che hanno portato a questa terribile scoperta. Sono le 16:32 quando il furgone della New Futura, al volante del quale c'è Nicolas, arriva a una pelletteria di Castel del Piano. Qui deve caricare borse di Gucci per un valore di 500.000 euro. Da lì il furgone dovrà tornare a Piancastagnaio. Questa è l'ultima immagine di Nicolas vivo. Ore 16:55. Le telecamere di videosorveglianza del comune riprendono il passaggio del furgone della New Futura dalla rotatoria di via Davide Lazzaretti ad Arcidosso. Passano pochi minuti e Nicolas chiama al cellulare il suo datore di lavoro, Sergio De Cicco. Lo chiama perché è stato fermato da un uomo in piazza dell'Indipendenza Arcidosso, proprio lì dove c'è la rotatoria, e gli chiede se può trasportare per lui alcune scatole contenenti altre borse a un'azienda di Piancastagnaio. Sono le 5:10 e De Cicco richiama Nicolas, ma il suo cellulare è spento e da quel momento non si riaccenderà mai più. Nicolas non risponde alle telefonate di De Cicco e l'uomo lancia l'allarme. Era la prima volta che il corriere quarantenne faceva quel viaggio da solo e da solo andava a Castel del Piano a caricare le borse. Sul suo furgone non c'era né un GPS e nemmeno le telecamere di sicurezza. 23 maggio. In mattinata, nel piazzale del Parco Faunistico della Miata, viene trovato il furgone della New Futura, incendiato. 26 maggio. Di Nicolas non si sa più nulla ormai da 4 giorni. Ma il 26 maggio succede qualcosa. Le scatole che contenevano le borse di Gucci trasportate dal corriere vengono trovate abbandonate in un casolare, poco lontano dal piazzale dove è stato trovato il furgone in fiamme. 15 giugno. Bisogna aspettare quasi 3 settimane per la prima vera svolta in questo mistero. Un uomo, Florian Gioni, viene arrestato a Ciampino mentre sta per imbarcarsi per l'Albania. È accusato di rapina e di danneggiamento e con lui viene arrestato anche un altro uomo di nazionalità turca, Özgürt Bozkurt. Le indagini dei carabinieri intanto vanno avanti e si cerca un terzo uomo che era sulla Panda insieme ai primi due fermati. . 18 giugno. I carabinieri sequestrano un fucile e parti di quelle preziose borse di Gucci che Nicolas trasportava con il suo furgone. Erano nascoste in una villetta a Case Sallustri, poco lontane dal centro di Arcidosso. 21 giugno. Viene arrestato Kaya Emre. È il terzo uomo, quello che era sulla Fiat Panda, con i primi due fermati. 25 giugno. I carabinieri ritrovano il corpo di Nicolas in un pozzo. Era nel giardino della villetta di Case Sallustri, dove era stato fatto in precedenza un sopralluogo dove era stato sequestrato il fucile e parti delle borse. Il quadro cambia drasticamente. I tre, Goni, Bozkurt e Kaya, ora sono accusati anche di omicidio. Sono stati indagati anche altri due uomini, sono il padre di Goni e il fratello di Bozkurt. I carabinieri sono ora al lavoro per capire cosa sia successo esattamente a Nicolas, quel terribile giorno del 22 maggio.